Sì, questa sera a Tropea abbiamo avuto l'onore di ospitare l'ingegnere Angelo Castelli della Ferrari, che per 42 anni è stato un dirigente della Ferrari, un dirigente tecnico della Ferrari, che ci ha mostrato delle immagini, devo dire, originali sullo stabilimento Ferrari di Maranello, partendo dagli anni, diciamo così, 60 fino agli anni 2008-2009, quando lui ha appartenuto a questa azienda. Immagini originali, dicevo, perché si è notato il grande attaccamento che hanno i dipendenti della Ferrari per questa azienda. La scuderia Ferrari Calabria, con i delegati, diciamo, di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, ha portato circa 12-13 vetture Ferrari, ed è stato un evento molto gradito nel contesto degli eventi natalizi di Tropea da parte degli abitanti di Tropea, e quindi siamo tutti felici di questa cosa. È andato molto bene. Tropea ha avuto il privilegio di ospitare questa manifestazione, che spero così, forse sarebbe opportuno fare un bis magari nei mesi primaverili per parlare di questo libro sulla storia della scuderia Ferrari. Grazie a voi, grazie alla vostra emittente che ci ha dedicato questo spazio, e grazie di essere stati qui.